Cipea, concorsi poetici, premi letterari, eventi culturali, pubblicazioni e convegni. Sono questi alcuni degli obiettivi da raggiungere. Non è da meno insegnare l'importanza della cultura e dell'aggregazione tramite eventi e percorsi a tema. L'associazione invita tutti ad iscriversi per costruire insieme progetti per una città migliore. Anna Guerriero, una delle socie di ACIPEA, un'associazione culturale non profit, ma fate tante tante iniziative. Avete cominciato anche con una mostra del maestro Picariello, ma quali sono gli obiettivi per il futuro e i prossimi appuntamenti? Allora, l'associazione ACIPEA, che è Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti, nasce ad Atripalda, la presidente Lucia Gaeta, ed io mi sono associata perché ho trovato in questa associazione persone molto fattive ed attive e molto desiderose di vivere e far vivere l'arte a 360 gradi. Essendo loro da Tripalde, ed avendo io qui invece questo laboratorio d'arte dove dipingo, che ho chiamato Fucinarte, ho dato la possibilità a tutti i soci dell'associazione di poter fare qualcosa in questo laboratorio. Quindi, oltre a trovare in questo laboratorio, ogni volta che potrete passare qui a Piazza San Francesco, i miei quadri, potrete trovare a volte presentazioni di libri, a volte, come in questo momento, mostre di altri artisti, come questa di Elio Picariello, e prevediamo di fare molti eventi per il prossimo. Diciamo che l'obiettivo vostro è anche quello di creare dei momenti di forte aggregazione. Sì, assolutamente. Tant'è vero che tra gli eventi che abbiamo in programma saranno sicuramente eventi per il Natale, per cui teniamo in programma di fare una mostra di pastori per il Natale. Avremo intenzione di fare una collettiva con tutti gli artisti dell'associazione per il periodo di Natale e poi sicuramente ci saranno serate di eventi specifici a tema. Ecco, Sì. a microfoni spenti mi parlavi di una gara di torte. Sì, è stata già fatta l'anno scorso dall'associazione ad Atripalda, fecero una gara di torte e stesso in quella serata furono lette anche poesie create sul momento legate proprio alle torte o comunque all'arte culinaria. E ci fu una giuria che poi provò le torte e diedero pure i premi regalando cappelli da Da chef. riproporre, quindi. Assolutamente abbiamo intenzione, l'associazione ha intenzione di rifarla senz'altro questo prossimo inverno, quindi poi andando sulla pagina Facebook dell'associazione ci saranno tutti gli eventi. Ecco, Diana non solo pittrice, ma anche scrittrice. Diana Guerriero, racconti un libro di fiabe, ce ne parli un po' tu? Ho scritto due favole, sono per bambini, ma in effetti hanno anche temi forti, per cui una delle due favole è sulla pena di morte, cioè io sono contro la pena di morte, trattata in una forma molto più, diciamo, molto per bambini, però con una lettura da adulti naturalmente si può leggere, si può trovare tra le parole qualcosa di molto più forte. Ci tengo a questa favola e a cercare di appunto farla leggere ai bambini proprio perché credo che oggi abbiamo bisogno di vivere nel sociale e partire dai bambini, secondo me, è importante perché è dai bambini che si può costruire poi un mondo migliore, credo, ma non per banalizzare, però penso che sia così. Prossimo appuntamento? Dunque, chiusa questa mostra, l'associazione ha in programma una gita, perché siamo anche un po' girovaghi, ha una gita a Forenza, un paese della Basilicata, dove si farà un weekend e ci sarà un incontro col comune, con questo piccolo paesino, lì, dove si leggeranno poesie, si farà un giro per i paesi, il sindaco del paese ha creato dei posti tipici da visitare, poi c'è un giro in Sicilia a settembre
E poi volta per volta racconteremo gli eventi che ci saranno. Qui al laboratorio, come ti dicevo, sicuramente faremo qualche altra cosa. Prima della mostra abbiamo presentato un libro di un'altra nostra associata e insieme a lei abbiamo fatto Parole e Musica, per cui è stato un evento anche quello molto bello perché si leggevano le poesie e c'era anche un sottofondo musicale. Per cui cercheremo sempre di creare qualcosa. E cercheremo sempre di far sì che l'arte diventi popolare, ma popolare inteso come dare la possibilità a tutti di avvicinarsi al mondo dell'arte e non pensare che sia solo per alcuni, perché nell'animo di ognuno c'è arte. Certo. Bisogna solo tirarla fuori. Per chi vuole delle notizie, abbiamo, ricordiamo, la pagina di Facebook. Allora, c'è la pagina di Facebook dell'associazione ACIPEA. Poi ci sono io direttamente con la mia pagina Diana Guerriero. Volendo, se qualcuno vuole qualche notizia così, abbiamo il punto proprio qui a Piazza San Francesco 2, dove al di là di tutto comunque Per chi ci non saranno. conosce via in Bimbo dove c'è la chiesa di Sant'Antonio. Sì, esattamente. Ho sempre esposto locandine e quant'altro, quindi chiunque passa può sapere notizie e poi può passare pure solo per salutarmi e per farsi due chiacchiere che non guasta mai. Con Diana Guerrero è tutto, al prossimo appuntamento.